Bene, in questo video trattiamo un argomento molto interessante che è come attrarre amore usando la legge di attrazione. Ecco che il punto fondamentale è questo. Per attrarre l'amore sfruttando la legge di attrazione dobbiamo, detto in parole semplici, diventare amore. Adesso spiegherò meglio questo concetto. La legge di attrazione affonda le sue radici, come ho già spiegato in altri video, nella fisica quantistica, che ne spiega fondamentalmente le basi teoriche sulle quali è strutturata. La fisica quantistica afferma tra le tante cose dei concetti molto importanti, tra cui quello dell'entanglement, cioè che due fotoni, quando entrano in sintonia, direi, in correlazione, perché hanno un campo energetico simile, essendo fotoni, restano sempre collegati e ciò che succede su uno ha delle correlazioni, delle ripercussioni sull'altro. Sono praticamente due fotoni gemelli, direi due anime gemelle, estendendo questo concetto al concetto della mente. Ecco quindi che se vogliamo attrarre l'amore, o l'anima gemella, o l'amore in senso lato, se vogliamo che questo sentimento penetri, entri dentro la nostra vita, dobbiamo osservare alcune cose particolari. Anzitutto, la cosa fondamentale è che noi stessi dobbiamo diventare amore e, dando amore agli altri, senza aspettarsi nulla in cambio. E questo è il concetto fondamentale, che è un concetto molto antico, è il concetto di distacco dal risultato. Cioè dobbiamo di fatto amare senza avere la speranza o l'attesa o l'aspettativa di essere ricambiati, perché l'aspettativa di essere ricambiati, cioè il senso di attaccamento al risultato, fa variare la nostra frequenza di vibrazione, per cui non siamo più in sintonia con ciò che è amore. E quindi attrarremo qualcos'altro, perché il concetto di fondo della legge di attrazione è che quando noi diventiamo una cosa, attraiamo cose simili. Cioè quando noi, l'essere umano, noi ci percepiamo come materia, ossa, carne, sangue e pensiero. Siamo sicuramente carne, siamo sicuramente sangue, siamo sicuramente pensiero. Ma in realtà carne, sangue e pensiero non sono altro che onde elettromagnetiche di energia. Spiegato dalla fisica a partire da Einstein andando in avanti. E quindi l'energia vibra a una frequenza. La frequenza è il numero di cicli che l'onda compie nel tempo, se vogliamo, nell'unità di tempo. E quindi ci sono delle vibrazioni. Il nostro pensiero emana delle vibrazioni, il nostro essere emana delle vibrazioni, dell'energia, delle onde. E queste onde si sincronizzano con onde simili. Nel momento in cui noi abbiamo attaccamento, modifichiamo le onde che emettiamo nell'universo fondamentalmente. E quindi non ci sincronizziamo più con le onde dell'amore, perché l'amore prevede l'assenza di attaccamento. Quindi il concetto di fondo potrebbe essere anche paradossale. Io desidero una cosa, ma non devo essere attaccato a quella cosa. È un concetto molto antico, di difficile, probabilmente in alcuni casi, comprensione, ma che tutti i maestri di tutte le culture, di tutti i tempi, hanno sempre enunciato. Se vuoi ottenere qualcosa, non devi dipendere dalla cosa che vuoi ottenere. Se vuoi ottenere amore, non devi dipendere dall'amore. Questo si chiama distacco dal risultato, che non significa essere indifferenti o cinici, significa semplicemente dare l'amore senza avere aspettative di nulla. Ecco che questo ci serve a sincronizzarci, ma va fatto profondamente, non va fatto come quelli che vanno a fare beneficenza,
soltanto per dirlo in giro. E questo non, come dire, non è amore donato alle altre persone, perché ha un fine utilitaristico. Anzi, fare beneficenza con l'obiettivo, diciamo, di farlo sapere in giro per apparire buoni, attira delle vibrazioni che con l'amore non hanno nulla a che fare. E quindi le persone si troveranno immerse in situazioni molto negative nella loro vita e nella vita delle persone che gli stanno accanto. Quindi, per attrarre l'amore, è necessario fare questo salto quantico o qualitativo e acquisire la capacità di essere distaccati dal risultato. Ci sono molti metodi, di meditazione, in alcuni di questi metodi li ho citati, li ho descritti in altri video, sempre legati alla legge di attrazione. Ma questo è veramente un concetto di fondo sul quale invito tutti a riflettere e a meditare. Bene, vi do appuntamento ad un altro video e intanto vi suggerisco di seguirmi anche sul blog http://www.seduzionevip.com e su http://amorecarmico.com. Buona vita a tutti, ciao!